Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Prima domanda, forse la più semplice o forse la più complessa. Bisogna vedere come si interpreta. Chi è Antonio Biggio? Principalmente una persona appassionata di poche cose, ma che queste sue passioni che l'accompagnano da tutta la vita, e sin dalla tenera età. Sono sempre stato appassionato di teatro, poi questa cosa è andata avanti, io mi sono diplomato a Cinecittà, ho fatto per tanti anni recitazione, regia e insegnamento di recitazione. E poi è arrivata il trasferimento in Inghilterra, dove il teatro non riesco a farlo più perché non sono madrelingua inglese, e quindi ho rispolverato una vecchia passione che era quella della scrittura. E quindi eccomi qui a reinventarmi scrittore di libri, di romanzi, perché comunque è comunque un metodo, è un modo, insomma, per far vivere dei personaggi, per farli muovere in un contesto, per trasmettere emozioni, proprio come si fa col teatro. Prima di parlare del nuovo libro che è uscito, quando manca effettivamente il teatro, la quarta platea, tutto quel mondo che gira intorno a questo spettacolo, cioè che è la televisione di un tempo? Era la mia vita fino al 2013, quando ho concluso la mia avventura con il Teatro Govi di Genova. E ovviamente questo non permetteva di scrivere, cioè avevo sì delle storie in testa, ma non c'era il tempo per poterle sviluppare, per poterle scrivere e pubblicare, quindi diciamo che mi manca ovviamente moltissimo, ma la realtà della vita è questa. E sono fortunato di aver comunque potuto esprimere la mia creatività tramite un'altra arte. E invece adesso parliamo del nuovo lavoro. Quando nasce l'idea di scrivere questo libro? La passione per gli Iron Maiden che ho da più di 40 anni. Un giorno mi sono guardato in giro e ho detto, cavolo, sono quasi 40 anni che ascolto gli Iron Maiden e che vado ai loro concerti e che li seguo. E si meriterebbero un tributo, però tributo sotto forma di biografia o di storia personale, diciamo ce ne sono già tantissimi in giro, in tutte le lingue, sono stati scritti milioni di libri su Iron Maiden, quindi non sarebbe stato nulla di originale, quindi leggendo una delle tante loro biografie a cui ho avuto accesso vivendo qui vicino a Londra, perché ovviamente vendono anche biografie in lingua inglese, ne comprai una, la lessi e scoprii che nel lontano 82, quando loro erano in tournée con The Number of the Beast negli Stati Uniti, vennero pesantemente contestati da gruppi filo-cattolici che dissuadevano le persone a entrare ai loro concerti perché The Number of the Beast era stato erroneamente interpretato, visto come un disco satanista. Quindi questi gruppi, diciamo, queste correnti cattoliche, che poi hanno un nome, Christian Wright, esistono ancora adesso, manifestarono fuori dei concerti, bruciando i dischi, prendendoli a martellate e invitando la gente a non entrare. Così da lì mi è venuta in mente una cosa, ho detto, ma se uno di questi individui fosse un po' troppo estremista e volesse andare oltre la protesta, cosa farebbe? Organizzerebbe un attentato, probabilmente al gruppo, e da lì è nata l'idea.
E a questo punto il titolo, come l'idea del titolo sicuramente fa riferimento al personaggio che rappresenta un po' gli Iron Man, Eddie. Questo titolo, Eddie deve morire. Poi, quando tu hai scritto questo libro, hai detto, perché è destinato secondo te a questo punto? Per chi non conosce, ad esempio, gli Iron Man, che cosa potrebbe indicare o a destinare questo lavoro? Chi non conosce gli Iron Maiden può leggere tranquillamente il romanzo perché i riferimenti al gruppo sono spiegati, sono in un contesto, sono documentati. Quindi, anche se non è interessato alla musica, in realtà capisce, il lettore capisce perfettamente in che contesto ci troviamo e in che ambientazione ci troviamo. Quindi abbiamo fatto leggere il libro prima della pubblicazione anche a persone che non conoscevano nemmeno gli Iron Maiden, non sapevano nemmeno che esistessero, eppure hanno comunque apprezzato la storia perché è fondamentalmente un thriller poliziesco, quindi a sfondo ovviamente musicale, ma il contesto, cioè, cambia poco. Il lettore amante dei gialli, dei thriller, dei polizieschi lo ha apprezzato comunque. E invece la copertina, quando nasce, come nasce l'idea di questa copertina? È abbastanza particolare, oltre che è presente Lady sicuramente. Lady doveva essere un elemento della copertina e con grande orgoglio e anche un po' stupore all'inizio, devo ringraziare Steve Newhouse, ex roadie degli Iron Maiden, ne parleremo dopo di Steve, ma grazie a lui e alle sue intercessioni sono riuscito ad avere concessi i diritti per poter rappresentare Eddie, un Eddie disegnato niente poco di meno che da Derek Riggs, il disegnatore delle copertine di Iron Maiden, fino agli anni 90, e ci voleva anche un elemento che spiegasse l'ambientazione del romanzo che si svolge nelle periferie desolate e lasciate a se stesse di Londra degli anni 80. Quindi abbiamo scelto questa immagine, che potrebbe essere l'assassino o il poliziotto o comunque un uomo solo contro tutti, nei vicoli bui di Londra, che questa via, questo vicolo della copertina è un vicolo di Londra. E quindi rifare immediatamente l'ambientazione noir del romanzo, che non si svolge nelle vie lastricate e nei palazzi sontuosi del centro di Londra, ma nelle sue periferie. E adesso prende questo libro nasce poi successivamente, oltre che quanto è importante fare promozione a un libro e farsi conoscere, perché a volte escono tanti libri, in realtà poi però bisogna farli conoscere, perché non serve solo scriverli, ma pubblicizzarli, promuoverli in tutti i modi. Quanto è effettivamente importante questa cosa a È livello. tutto perché si dice, ma forse non è tanto un luogo comune che in Italia ci siano più scrittori che lettori e le case editrici sono invase da manoscritti che arrivano da tutte le parti dell'Italia ed è difficile anche per loro fare selezione. E la mia casa editrice, Blitos, è una casa editrice nuova, giovane, con idee molto precise su dove vuole andare e su come proporsi al pubblico e ovviamente ha una forte presenza online. Quindi abbiamo scelto una promozione, diciamo, tradizionale tramite le interviste o i comunicati stampa come stiamo facendo io e te adesso, ma c'è anche una forte presenza sui social network che contribuiscono a far conoscere il libro al pubblico. Ecco. Gli Iron Maiden hanno letto il libro, hanno visto il libro. Sì, sono sempre tramite Steve, sono
Sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di consegnare il libro a Steve Harris e già da una precedente, diciamo, esperienza sono in contatto con sua sorella Linda, che ha una copia anche lei del libro, quindi sono in contatto con la vedova Clive Barr, il batterista, che è scritto nel libro perché nell'82 c'era lui, ha fatto i primi tre dischi ed è purtroppo deceduto, giovanissimo, per la sclerosi multipla, e la sua vedova, diciamo Mimi, è sempre presente ai concerti degli Iron Maiden e quindi ci siamo conosciuti, anche lei è una delle mie lettrici, diciamo, della versione inglese del libro, quindi sono stato fortunato. Io non so se Steve Harris avrà tempo e voglia di leggerlo, ma sì, ce l'ha una copia. E invece adesso, passando a un futuro, quali sono gli obiettivi futuri, adesso soprattutto lavori futuri? Pare che ci sia già in cantiere un qualcosa inerente al lavoro in Italia, per l'Italia. Per l'Italia abbiamo due libri in uscita nuovi. L'8 giugno uscirà il seguito di Adi deve morire, sempre edito da Blitos e dal titolo ancora segreto, tra virgolette. E il 24 giugno invece per Tsunami Edizioni uscirà la traduzione in italiano fatta da me del libro di Steve Newhouse, che è Loopy World. Ne ho del tutto casualmente qui una copia in inglese. Loopy World, Leddy ovviamente è lo stesso, ovviamente come ho detto prima, no, della mia copertina, disegnato da Derek Riggs, questo è Steve. Steve è stato il primo roadie degli Iron Maiden e ha scritto le sue memorie in questo libro, dove si possono trarre, io ho tratto anche io stesso, importanti informazioni sulla nascita degli Iron Maiden diciamo, abbraccia un periodo dal 1977, quando gli Iron Maiden erano ancora in formazione, erano in embrione, diciamo, e fino all'affermazione definitiva del gruppo nell'84 con Power Slave. Ecco, questo Loopy World, i miei anni con gli Iron Maiden, sarà la traduzione italiana, è previsto per il 24 giugno. Mentre Eddie deve morire avrà il suo seguito l'8 dello stesso mese. Hai assistito sicuramente a molti live degli Iron Maiden, a questo punto siamo curiosi. C'è stato un periodo, un cambiamento di stile, perché gli Iron Maiden sono passati dal primo cantante, che comunque era diverso, era particolare, da Bruce Dickinson ha dato un po' un genere suo, perché poi anche da solista in realtà produce le sue stesse canzoni come se fossero gli Iron Maiden. C'è stato un po' in cambiamento, secondo te, visto che tu hai sentito dai primi e successivi, c'è stato un po' un cambiamento proprio di genere, cioè di ritmo, di stile, proprio anche l'utilizzo della voce? Il cambio dei cantanti, non solo per gli Iron Maiden, ma per qualunque band, segna un solco molto importante. Il cantante che viene dopo sarà in grado di cantare i brani del suo predecessore e viceversa. Cioè è tutto un discorso che non riguarda solo gli Iron Maiden, ma anche qualunque gruppo musicale che cambia il proprio cantante, nonché diciamo che anche per gli Iron Maiden in particolare hanno sofferto moltissimo la partenza anche di Adrian Smith, come ne beneficiarono quando lui entrò nel gruppo. Perché Adrian Smith e Bruce Dickinson sono tra i maggiori compositori di brani, quindi il loro contributo è venuto a mancare, oltre al fatto della scelta di Steve Harris di sostituire Bruce Dickinson con Blaze Bayley, che era un cantante dai timbri, dai toni completamente diversi, e quindi la difficoltà non è stata quella di comporre nuovi brani, nuovi album con Blaze Bayley, che è un ottimo compositore, ma è stata la problematica che lui ha dovuto affrontare nel cantare i brani di Bruce Dickinson, cosa che ha sofferto meno Bruce nel cantare i brani di Paul Di'Anno, anche se
ci sono alcuni fans, che non posso dare assolutamente torto, che amano moltissimo diciamo i brani originali cantati da Paul Di'Anno e non gradiscono moltissimo le versioni rivisitate da Bruce, ma certo che il salto da Bruce quando si è unito alla band ha portato nuove vette di tonalità, nuovi orizzonti, diciamo, musicali, non solo per la sua innegabile voce, ma anche per la sua capacità compositiva, che è venuta meno insieme a quella di Adrian Smith nel periodo buio degli Iron Maiden, no? Nei 5 anni con Yannick Gers, Dave Murray solo la chitarra e Blaze Bailey la voce. Infatti, dopo la reunion, cioè, il gruppo è ritornato su livelli molto alti. Quindi si sono trovati da una chitarra solista a due chitarre soliste, perché poi in realtà uno non è andato via, ma l'altro è rientrato. E un'altra curiosità, il concerto che ti ha lasciato più, quello che ti ha dato più sensazioni, che hai visto, che ti ha dato più emozioni della band? C'è una data particolare? È difficile dirlo, perché le emozioni che provi a vederli da adolescente sono diverse dalle emozioni che provi a vederle da persona adulta, più matura, magari con, senza famiglia, cioè, insomma, anche noi cambiamo, anche noi evolviamo, e quindi io ricordo con grandissimo affetto il 13 dicembre 1986, quando gli Iron Maiden vennero a suonare a Milano, all'allora Palazzo Sardi, Summer in Time. Fu una scaletta veramente della Madonna, per usare un termine caro ai milanesi, ma devo dire che anche tutte le volte che li vedo suonare in Inghilterra, in particolare a Donington Festival, c'è un'atmosfera completamente diversa da quella che si può respirare in altri paesi. Donington è qualcosa di mistico per loro, perché hanno un'energia diversissima, come quando anche suonano a Londra, però a Londra al chiuso, a Donington è all'aperto, sono già due cose diverse, però si vede che quando suonano in patria hanno diciamo una carica diversa, un'atmosfera diversa. Io adesso che sto ascoltando, chi sta ascoltando l'intervista direbbe, che cosa gli diresti per dire, appunto, leggete il mio libro, perché? Perché se non conoscete gli Iron Maiden avrete comunque letto una storia, un thriller incalzante, appassionante e dai risvolti inaspettati. Se invece oltre a questo conoscete anche gli Iron Maiden, vi divertirete un po' di più. Ecco. Benissimo, noi intanto ti ringraziamo per averci fatto conoscere Eddie, in una veste diversa, che già conosciamo gli Iron Maiden, ma conoscere Eddie, un altro, soprattutto il mondo degli Iron Maiden visto in modo giallo, è bellissimo. Quindi ci diamo appuntamento poi all'uscita del Eddie 2. Io sarebbe un onore. Io lo dirò Eddie 2, perché il titolo è top secret, aspettiamo quindi con ansia, con interesse a scoprire questo Eddie 2. Sì, chiamiamolo giusto Eddie 2 perché è il nome del file del mio computer il quale sto finendo di scrivere, e quindi va benissimo Eddie 2, poi sarà una piacevole sorpresa per tutti, anche per me, scoprire il titolo nuovo, ma sarebbe un onore tornare ai vostri microfoni e parlare anche del seguito di questa avventura, che non escludo abbia anche un terzo capitolo. E soprattutto... Non dire a nessuno. Non lo dire, solo tutti. Per i fan degli Iron Maiden, diciamo che non ho scelto una maglietta a caso. Chi conosce gli Iron Maiden conoscerà questa copertina, e mi rivolgo a voi, avete indovinato sicuramente che cos'è, e nel prossimo libro si parlerà anche di questo. E quindi saremo entusiasti e soprattutto in attesa per capire anche la copertina come sarà, che sarà sicuramente come questa, meravigliosa.
non lo so nemmeno io e non vedo l'ora di scoprirlo, anche perché abbiamo una grafica che ci segue, Valentina, che saluto, che è bravissima e sa sempre stupirmi con effetti speciali, quindi attenderemo con ansia. Non manca molto, un paio di mesi. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.